Bene, 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 bene. Allora ci siamo. Penso sia l'ora di iniziare. Che fu, che dice, che mi dicono? Allora Buonasera, buonasera. Andiamo ad iniziare con questa video Oh basta Mettiamo qui E iniziamo Allora Stasera la lezione è impegnativa E iniziamo Allora facciamo un recap di quello che è stata l'ultima lezione Quindi Abbiamo scaricato Hotplayed Abbiamo un ottimo strumento a nostra disposizione per poter rivedere tutte le azioni che abbiamo fatto in modo molto veloce e rapido. Strumento che utilizzo pure io per rivedere le vostre azioni e commentarle. Diamo per scontato che la chat l'abbiamo totalmente bannata, non la stiamo usando, non serve, è inutile. E ricordiamo giusto tre punti. Usiamo quel punti laser, figo. Perfetto, non si gioca senza pensare. Se sai che l'azione che stai facendo è erronea, perché oramai nell'ultima settimana si è stata una cosa molto ripetitiva, se sai che stai facendo una stronzata, ti prego non farla. E ribadisco: non sottolineate gli ore degli avversari. Degli alleati, concentratevi su quelli degli avversari. L'unico modo per crescere, l'unico modo per migliorare. Questa lezione, che è la lezione appunto 2 iniziamo un po' a toccare degli argomenti un po' più, un po più corposi e parleremo innanzitutto della micro e della macro di League of Legends. Quindi, quelle che sono le due differenze principali, introdurremo eh, la struttura dei minion. Quindi, chi sono, il ruolo e quant'altro che oramai sono molto sottovalutati, anche se in tutti lo danno per scontato. Le varie strategie, quelle fondamentali per per l'appunto gestire le ondate dei minion. E poi tutte le varie strategie che sono correlate a, al web management, quindi l'efficienza le, monetaria, i vari obiettivi della mappa, la visione e come gestire il recall. Tutte nozioni sono l'una collegata all'altra. Anzitutto incominciamo con quello che è la differenza tra micro e macro, che è fondamentale andare a capire a spiegare questo concetto per poter poi proseguire, allora la micro tendenzialmente sono tutte quelle, eh, chiamiamole abilità individuali, Ok? come se noi ci concentrassimo solo sulla lane, solo su me contro quell'avversario. Quindi nell'amico fanno parte la capacità di lastittare, quindi l'accuratezza, la capacità di tradare risorse nel modo più efficiente possibile, il kiting, kiting che vale quindi anche sia nella giungla che nella lane stessa. Quindi anche il move attack e quant'altro. I skill shot. Tra gli skill shot mettiamo anche la capacità di riuscire a gestire al meglio le risorse quali mana, energia e quant'altro. Smaitare gli obiettivi fa parte delle micro, è un'abilità del singolo individuo. Schivare le skill avversarie, quindi il dodge. Concatenare le abilità di controllo. Quindi saper mettere i cc nel miglior eh, modo possibile concatenandoli con quello degli avversari. Quindi qua siamo proprio è tener conto anche dei cooldown sia quelli della propria lane, quindi nell'1v1, quindi nella fase di corsia, ma anche nella fase generica di mappa. Cooldown, flash, flash. pingati dal, dal proprio team. Per quanto invece riguarda la macro, la macro fuoriesce un po' da quelle che sono le capacità individuali e incomincia a ricoprire quelle che sono le capacità... Diciamo di tutto il team di cooperare della mappa di come si muove, ci si muove, di come ci si. diciamo, come si coopera. Oddio, non mi colpire le parole stasera. Abbiamo la capacità di sapere ottime decisioni nella mappa. Come muoversi, come ruotare quindi quando spostarsi e come farlo. Gli obiettivi. Quindi abbiamo della gestione dei draghi, dei baroni, delle torri, capire. E capire qual è la condizione per vincere quella partita. Quindi, saper studiare il team avversario e il proprio e individuare quelli che sono, diciamo, le, eh, i punti importanti che ti possono condurre alla vittoria: come utilizzare il teletrasporto, e dove, eh, in che tempistica, gestione delle ondate dei minion quindi sia nella parte diciamo di solo lane ma anche nella parte di macro soprattutto nella parte di macro gestire le, le ondate di minion è una cosa che non fa solo chi è in lane ma è una cosa che deve fare anche il jungler è una materia che anche esso in quanto main jungler bisogna studiare perché i gank e tutta una serie di altre cose sono per l'appunto eccolo qua, preparare le ondate per i gank e per gli obiettivi tutto questo rientra nella gestione delle macro gestione della visione, percorsi nella giungla, come vanno fatti, come vanno ottimizzati per poter essere in un determinato mondo, modo, rispettando quelle che sono le condizioni di vittoria. Quindi io faccio un patto di giungla prestabilito, perché devo essere lì, perché la mia condizione di vittoria è beh, visitare Tizio, Caio, eccetera, eccetera. Tracciare il jungle avversario è una capacità che dovete avere tutti, non solo una persona. Cioè non è solo il vostro jungle che deve dirvi dov'è e che fa. È una cosa... Che dovete studiare e approfondire evitare il throwing. Sì, anche questo buttare tutto a caso, fa parte delle macro. Riuscire a gestirla al meglio una buona itemizzazione e tenere tracce dei timer e delle abilità, soprattutto delle samore. Quindi, tutto questo è macro. Ma una delle domande che spesso mi, mi, mi fanno è per scalare in solo Q tra le due. Qual è che è la più importante? Le micro, quindi stiamo parlando delle meccaniche individuali, quindi giocare un campione skillato e vincere uno di nuovo, oppure le macro, riuscire ad avere un attimo di, di cervello, riuscire a gestire una serie di, di, di meccaniche. Beh, a tal proposito, mi sbaglio, di provato lo sai, è avere ottime macro, ipotizziamo voi la, prendete la decisione più giusta, più, più brain, proprio la cosa più intelligente. La state chiamando e la state più o meno sviluppando, però nello svilupparla missate tutti gli skillshot, vi concentrate sul target sbagliato e giocate sostanzialmente male. Quindi, nonostante fosse la chiamata, la giocata più corretta da fare in quel minutaggio, perdete. Viceversa, avete delle ottime micro, siete delle persone skillatissime, però vi trovate a prendere delle decisioni che sono proprio inutili, sbagliate, a affettare i momenti sbagliati. Per carità, le vostre micro vengono ad aiutarvi. Siete uno Yasuo schillato, fate possibilmente uno v 5, tutto il vostro team muore, però con le vostre meccaniche riuscite a sopravvivere e a vincere. Però cosa succede? Vincete, ma vi trovate in una circostanza dove non riuscite a sfruttare quel vantaggio. Che faccio? I draghi non ce ne... le torri non le posso prendere, inibitor non posso prendere, non puoi fare nulla, quindi è stato un vantaggio inutile. Quindi, possibilmente, avete vinto in quel momento, ma poi perdete il game. Quindi sostanzialmente serve un buon bilancio, cioè bisogna bilanciare le due qualità. Ora, LoL è un gioco abbastanza ampio, vi fornisce una serie di campioni che sono strutturati in modo diverso. Quindi se siete persone che avete un'ottima macro, siete bravi a muovervi nella mappa, ad essere proprio degli strateghi, allora prendete un campione che ha delle micro semplici. Quindi eh, diciamo, ha un suo impatto, eh, ha una facilità di esecuzione... Che vi permette di concentrarvi anche nelle macro. Così riuscite a, ad avere delle ottime micro, perché state usando un campione semplice, e a massimizzare quella che è la vostra abilità, ovvero le macro. Viceversa, se siete capaci, siete skillati, si presuppone che voi giochiate dei campioni difficili, cioè che hanno un'ottima mobilità, hanno un ottimo kit, non so, tipo akali Relie, questi campioni così. Che per carità, se riuscite a, massimi, a, a maxare, cioè a skillarli, voi potete anche vincere da soli. Però qual è il problema? Che a un certo punto della partita, se voi con le micro non riuscite a stompare, a far vedere la vostra, diciamo, skill all'inizio, poi va un po' scemando verso il late game. Perché servirà sempre di più la macro. Ciononostante, se utilizzate campioni proprio skillati... Che se masserati bene, riuscirete anche a stompare la partita in early game, non andando oltre 20 minuti da, solo, da soli. Questo perché LOL vi permette di fare più o meno tutto. Allora, iniziamo con la lezione di oggi, che è appunto i minion. Ragazzi, i minion praticamente sono League of Legends. Cioè, voi quando parlate, quando vi approcciate a League of Legends, è tra le prime cose che dovete avere ben chiaro e dovete, diciamo, proprio un Fondamentale, cioè, come non lo so, le tabelline come addizione sottrazione, e sottrazione comprendere come funzionano i minion. Allora, io qua ho messo una immagine che è abbastanza tipica degli MMO, che è la Santa Trinità, ovvero c'è un tank, c'è il DPS e c'è il curatore. La stessa cosa, dovete vederla su League of Legends. Voi vi trovate i tank che sono i mili. Ok, questo è il, quello piccolino, e questo è quello ciotto, quello enorme, poi avete i maghi che sono il DPS cioè nella vostra wave i maghi sono la fonte di danno principale i mili sono i loro tank ok l'uno da soli sono inutili se metti solo i mili non concludere un cavolo se metti solo il dps non possono fare danno perché non hanno chi li protegge il cannone è una via di mezzo chiamiamolo più o meno il support ha ottime difese e ottimo danno infatti sta al centro fa tutto ed ha anche più gold Capito questo, capita questa meccanica, dovete averla chiara nel cervello, perché è proprio fondamentale per capire tutto il resto, cioè lol, è già partendo dai minion, si struttura con una frontline e una backline, già solo dai minion stessi. Quindi, già questa meccanica vi sta facendo capire come è, com è strutturato LOL in sé per sé. Ora qua, giusto, giusto. Qua ho fatto una serie di, di piccole slide che introducono quelle che sono, diciamo, le statistiche di questi piccoli stronzetti. Allora, ho evidenziato, fate uno screenshot se vi può tornare utile. Tra le prime cose importanti di, da sapere dei Minion è che se lastittati palesemente vi danno gold. Ora io qua che cosa ho fatto? Ho messo dei piccoli disegnini. Che cosa vi dicono? Vi dicono il modo per poterli lastittare sotto torre. Perché? perché quando arrivano sotto torre ovviamente c'è la torre che gli fa danno, quindi eh, perdere minion vuol dire perdere soldi, perdere soldi vuol dire essere totalmente inutili nella partita. Quindi, una cosa fondamentale è riuscire a massimizzare le risorse che si prendono. Allora, i melee, quando arrivano sotto torre devo, dovete fargli prendere due attacchi di torre e poi gli fate un auto attack. Semplice. I caster prima che arrivano alla torre, quindi prima quando prende la torre l'agro, gli date il vostro auto attack poi lui prende un colpo e voi lo lastittate Se fate diversamente lo perdete Salvo che non siete avanti e quindi avete un sacco di danno O usate abilità, ovviamente Parliamo di auto-attack qua Il cannone Il cannone ha bisogno di 7 attacchi della torre E poi lo andate a lastittare Questo è il final boss Che è praticamente il, il minion che esce dall'inibitor Non c'è la torre Quindi non, non ti servono attacchi di torre e Quindi Questo vi serve a cosa? a concentrarvi sulla stit. Questa è una cosa che già dovete avere, a cominciare per i novizi a, a impararla. Ora non è una cosa scontata, l'ho messa perché <ride> avanti nell'elo è una cosa che un po' ci si sconcentra e si perde, molti minion si perdono anche per questo. Poi cosa vi ho evidenziato? Vi ho evidenziato qua, ma io posso zoomare se faccio così, tipo... Se, ma che figata. Allora, qua vi ho messo, ma se clicco così, no, si toglie, allaghi. Va bene, qui vi ho messo quella che è la vita. In basso a destra queste due immaginine che è il momento esatto dove la stittata Quindi più o meno uno ci deve fare l'occhio. Altra cosa fondamentale che poi comunque lo riprenderò più avanti nel discorso. Più e più volte. I minion cominciano a spawnare. In alto, lo vedete nell'orologio. Dai, allora, togliamo questo così qua. E qua da un minuto e 15 escono dalla base. Incominciano ad essere proprio prodotti. Eh... E partono. E ogni wave esce ogni 30 secondi Ogni 30 secondi Dopo 30 secondi si sforna un'altra wave In ambi i lati Questa è l'esperienza che ogni minion vi dà E questo è il gold okay? Ogni minion vi dà questo è il gold E ogni tot di tempo il valore che il minion vi dà Aumenta Questo vabbè, è un dettaglio che riprenderemo più, più avanti Quindi però concentratevi sulla stit E in generale Su quella che è la vita E i e il gold che vi dà Allora Questa Meccanica che sembra facendo parte dei minion, cosa vi spiega? Vi spiega l'agro, ok? I minion a chi danno importanza? Noi ci soffermiamo ora su, solo sulla parte iniziale, non, poco importa gli altri, però perché serve saperlo? Perché più avanti con le lezioni, non ora che siamo all'inizio, ma più avanti, vi spiegherò una serie di meccaniche un po' più particolari che ti permettono in circostanze difficili di gestire le ondate dei, dei minion: in che modo? Tra le prime cose che qua lo evidenziate, leggete, è che se voi attaccate un campione nemico, se lo attaccate con auto attack, le abilità non contano, ok? Quindi deve essere un attacco, proprio, un, un attacco automatico. Prendete l'agro dei minion avversari. Cioè vuol dire se voi attaccate un campione alleato, i minion vi vedono che cazzo fai? Ti vengono addosso. Incominciano a farti DPS. Ecco la cosa più importante che dopo riprenderò, mi sono ricordato, vabbè. Perché questo è importante? Perché sapendo questo, a parte che vi rendete conto già da subito che se andate ad attaccare un campione alleato vi ritrovate altre sei unità che vi stanno picchiando e vi fanno danno, quindi vi trovate un attimo in svantaggio nelle fasi soprattutto iniziali. Ma l'altra cosa importante è, se io attacco l'avversario, questo poi lo accenno ora, lo riprendiamo più avanti, lo prenderemo, se io attacco l'avversario e i minion aggrono me, quindi stanno facendo danno a me, DPS a me e non alla mia wave, che succede alla mia wave lo riprenderemo molto più avanti questo serve per quelle che sono delle meccaniche un po' più approfondite della gestione della wave ora parlando appunto del danno ecco qua qui vi ho messo quello che è più o meno una lettura ora non, non voglio entrare nei dettagli ma una cosa che più o meno dovete sapere ma non nel, nella, proprio nel dettaglio preciso ma va ci deve sapere allora considerate che se io zoom, perdo il coso, vabbè, non si può zoomare. Considerate che ogni, questo è un melee, un caster, che sono appunto, è il DPS fondamentale della tua wave. Questo ti fa 23, approssimati sono 24 danni a colpo. No? In una wave noi abbiamo ogni volta 3 caster, quindi sono 24 di danno per 3, per 0,7 che è la velocità d'attacco, che la vedete scritta qua, È l'ho approssimata per eccesso. Quindi, che cosa succede? Che il i Caster, quando voi aggrate il campione no? e fate date contro di lui, vi arrivano delle piccole palline del cazzo che vanno a togliervi 50 HP ogni secondo che passa. Ne, ne partono 3, pa, 50 HP, pa, 50 HP. Soprattutto i Nirli. I Nirli fanno tanto male perché avete poca difesa fisica, quindi potete ridurlo di poco, cioè al massimo avete 25 di difesa, quindi uno 40 di danni, 40 HP. Quindi in sostanza 50, sono 250 HP più o meno 240 che vi tolgono in, in un, un trade che dura possibilmente 5 secondi. E l'ho paragonato più o meno all'ignite. Ora l'ignite ti fa un danno puro: cioè vuol dire che, a prescindere dalle difese che hai, lui ti toglie quel danno, punto. Un ignite a livello 1, quindi nelle fasi iniziali, ti toglie 70. Ok? Tu lo metti e ti fa 14 danni ogni 5 secondi. Si vede? Sì. Quindi ogni secondo ti fa 14 per un totale di 70 danni, paragonato a 250 di un caster. Stiamo parlando di una summoner. Quindi, questa cosa in molti la sottovalutano. Quando tradate, quando iniziate a fare qualcosa contro gli altri campioni, non li ignorate, perché nelle fasi iniziali questo è qualcosa di fondamentale. Loro sono League of Legend. Loro vi permettono di vincere le partite. Senza fare tutto il resto. Se riuscite a capire come funzionano questi, già siete a cavallo, siete più avanti del 40% dei giocatori che giocano a LOL. Allora, abbiamo introdotto. Ho dimenticato qualcosa? No, abbiamo introdotto questi piccoli parcoli. Passiamo a quelle che sono ora la gestione delle ondate. Allora, cosa serve gestire le ondate? Allora, questa è una tra le meccaniche più importanti, l'avrò già detto questo penso la terza volta, che voi dovete proprio capire appieno. Ora con questa lezione dubito che voi riuscirete proprio ad averlo, come si dire, chiarissimo, quindi io vi do lo spunto, vi do le basi, poi incominciate a testarlo sul, sullo strumento di allenamento su LOL e incominciate anche a cercare qualcosa su YouTube, una serie di video che vi permettono di approfondire meglio nel dettaglio come funziona, perché masterare queste, queste capacità... È fondamentale per scalare. Cioè, proprio è una cosa che più siete precisi nella gestione delle wave, meglio tirate dritto. Allora, a cosa serve saperlo? Prendendo buona parte delle meccaniche, gestisce le... sono gestite dalle wave. Allora, per far perdere risorse, quindi soldi e esperienza all'avversario, se voi riuscite a gestirle meglio, voi avete già un vantaggio, diciamo passivo chiamalo così senza doverlo uccidere riuscite a ottenere vantaggio in esperienza e in soldi quindi in item e in livelli riuscire a gestire le ondate vi permette di fare dei dive quindi alla torre e punire al meglio l'avversario sempre la siamo se voi costruite una wave enorme riuscite a divare l'avversario anche che ci morite sti cavoli ma lui perderà due o tre wave, che sono sempre soldi e sempre esperienza. Che a lungo termine si vede la differenza. La vedete. Impedisce all'avversario di raggiungere quello che sono i suoi obiettivi. Quindi, non so, di scalare o di fare altro, di prendere esperienza, di arrivare al game e così via. Gestire le ondate ti permette di muoverti nella mappa. Quindi di invadere la giungla, di proteggere eventuali altri obiettivi come i draghi, l'acrogramio e così via. Crea un punto di pressione. Ok, questo parliamo un po' più per il let game. Se tu riesci a creare una pressione, quindi una wave grossa dalla parte della mappa, dall'altra tu puoi fare qualcosa. Perché qualcuno ci deve andare. Anche il jungler sì, deve conoscere: Deve conoscere sì come funzionano le wave, è fondamentale. Lo riprenderò più avanti. Ma queste meccaniche sono nozioni che devono, devono usare tutti. Il support, il mid, chiunque deve averle. Soprattutto il jungler, perché alla fine il jungler che fa? Il jungler gioca PvE in giungla, kaita, farma e fa quello che deve fare. Ma i suoi gank, i suoi obiettivi sono strettamente influenzati dalle Wave. Ok? Voi dovete vedere le Wave come il vostro datore di lavoro. Ok? Lo stipendio che voi ricevete ogni mese sono le Wave, i minion. È una cosa certa che avete. Uno stipendio che arriva ogni mese ed è lì: le chile sui campioni invece sono to, le schedine che vai tipo il fine settimana a giocarti che so la Juve, io non capisco un cazzo di cazzo però ti giochi qualcosa, se vinci in sacchetti quei soldi sono nulla, quindi è una cosa che non è il 100% ma la wave lo è, la wave è lì ti, ti permette di costruire un futuro ok? e intorno a quello funziona tutto il resto se tu sai che una wave è una cosa così fondamentale da questo puoi dedurre cosa? che il soggetto A andrà a raccogliere quelle wave quindi tu, jungler, se sai e hai capito come funzionano le wave, sai che quella wave per forza di cose pusherà, quindi sarà spinta avanti verso la torre alleata, tu se ti fai trovare già lì puoi predisporre un gank. Cioè sei lì, prendi, uccidi lui, prendi le risorse e lui perde tutto. Quindi sì, rispondendo alla domanda di Joker, è fondamentale sapere come funzionano le wave, ma proprio per un jungle importante. Consentire l'ingresso sicuro nella giungla nemica va bene, ok. Questo l'abbiamo più o meno afferrato. Ora entriamo nel concetto un po' sempre più dettagliato delle risorse. Lo prendo in modo generale, non vi scandalizzate, comunque sono un paio di cavolate. Allora, l'all è diviso in blocchi. Noi siamo i, i primi 20 minuti. Voi avete queste, vengono generate queste tre wave ogni 30 secondi. Che vi ho già detto prima. La wave è standard. Un'altra standard è quella che arriva col cannone. Il cannone è tra le cose più importanti. Ok? Perché ricordatevi che l'all è strutturato con un tank, un DPS e il cannone, facciamo che è il support che fa tutto. Okay? È importante perché intorno al cannone, che è quello che ha più HP, si strutturano tutta una serie di strategie, nonostante e poi è quello che ti dà più soldi e più ex. Nella prima wave ci ritroviamo a avere 3000 e 3 casse, 111 gold, quindi ricordatevi questa somma. Date per scontato, cioè, è fondamentale perché quando siete in game, che vi manca qualche soldo, voi già sapete, ok, aspetto la prossima wild, sono 100 gold in più, Rispetto aspetto ad altri due, sono 200, ok, più o meno indirizzatevi su questa unità di misura. Con il cannone sono 155 gold Ora, questi valori cambiano leggermente andando avanti, perché il valore che ti lascio nei minion cambia, ma di poco, eh, cioè se uno to 120, 125, non è che varia di così tanto. Quindi in sostanza, se voi... Siete super mega skillati, cosa in... Cioè, penso non sia fattibile. Bro, perché no? Se riuscite a lastittare il 100%, voi, dalle prime tre wave, avete 377 gold. Noi facciamo il 70%, perché siamo un po' incapaci a lastittare, anche se comunque è uno score ottimo. Ne avete 264. In 20 minuti, quindi in questi 20 minuti, che sono passate tutte queste wave, in teoria, tenendo il 70% di lastitta, abbiamo 3620 gold un item intero sono 164 cs presi questa cosa è importante ragazzi ve lo ribadisco concentratevi sulla stit perché è il vostro stipendio fisso la vostra fonte d'oro certa è fondamentale poi vi ho messo anche questo qua che sono i soldi passivi che avete ok considerate che dal minuto e 30 voi poi sfortunatamente nella vita reale non esiste ma producete ogni 10 secondi 19 gold quindi sempre a 20 minuti e voi avete 2.584 gold, big money, usateli bene. Quindi chiarito questo, chiarito quanto ogni wave che sta arrivando vi dà, non ve lo dimenticate. Voi incominciate a strutturare innanzitutto la vostra fase di lane, perché il vostro obiettivo qual è? Massimizzare i soldi, dovete fare big money, il più possibile nel modo più efficiente possibile dovete perdere meno minion possibili e meno exp possibile ora non sono entrato nei dettagli dell'esperienza dell perché se no ci perdiamo quindi per ora concentriamoci sui gold che al basso elo è, è la cosa fondamentale che ha più impatto da questo blocco che poc'anzi vi ho spiegato dei 20 minuti si è andata a creare la convenzione dell'early, mid e late game quindi da cosa si è originato? da questo dai timing delle wave perché da 20 minuti in poi tu hai solo una wave standard e poi una wave col cannone. Quindi sostanzialmente più exp, perché c'è un cannone, prende ogni una wave, e più soldi. Da 20 minuti in poi, quindi dai 35, tu hai sempre solo cannoni. Cioè arrivato a questo minutaggio, fondamentalmente avrete un botto di soldi. Sarà meno rilevante quello che è il quantitativo di soldi che sia no a 35 minuti e oltre siete quasi tutti full build quindi i soldi poco importano ma cosa diventa importante diventa importante il cannone infatti ce l'avrete ogni wave perché il cannone vi permetterà di prendere le torri perché è quello che prende più, più danni da tutte le altre parti è quello che si tanga di più la torre ok quindi da qui da questi due tre blocchi si è originato il concetto di early game mid game e late game che lo sentirete ovunque e in ogni circostanza allora gestire le ondate ora entriamo più nel, nel merito ma gestire le ondate chi, chi ha creato queste strategie? queste strategie le hanno create i giocatori come me, come te, loro giocando, studiando e capendo dicendo, ah, minchia, ma quindi se i tank fanno questo e i dps fanno quest'altro allora io questa cosa posso strutturarla a mio favore ok? se loro sono la principale fonte di denaro io devo evitare di fargli prendere lo stipendio all'altro stronzo, ok? Denunciamolo. Come si fa? Si sono adottate una serie di strategie, tra la prima che approfondirò è quella più complessa, ok? Quindi prendiamo lei, così ce la togliamo di mezzo. È la più complessa, la più strutturata da impostare, quella che richiede richiede tanto, cioè il freeze si chiama o il congelamento della wave. È uno dei più, diciamo, dei tipi più complicati di gestione delle, delle ondate, da diciamo da perfezionare perché devi manipolare il nemico e devi anche al contempo tenere d'occhio quelli che sono i tuoi, i tuoi minion, quello che stanno facendo i tuoi minion. In solo chiù di solito eh, la adotti, il freezer l'adotti quando sei in una situazione, diciamo, in una lane dove tu sei più forte o quantomeno sei alla pari. È molto difficile riuscire ad adottarla quando sei in una situazione di, tipo di debolezza, però anche lì è una strategia valida, lo riprendiamo un poco più avanti. Per eseguirlo, allora, concettualmente, per eseguire il freeze, no? noi vogliamo eguagliare il dps delle due lane, okay? il danno che entrambi fanno, perché congelare che cosa vuol dire? Noi vogliamo che quelle wave stanno ferme in quel punto che noi abbiamo deciso. In linea di logica, come facciamo a far stare un qualcosa fermo in un punto? Equilibrando le forze. Ok? Se il DPS che entra è uguale a quello nostro, loro finirà che si ammazzano e rimane uno contro uno. No, in, te in teorica si ammazzano a vicenda. Quello è il punto di equilibrio. Ora, il gioco dove sta? Sta nel riuscire a spostare questo freeze nei punti dove a noi fa più comodo, tendenzialmente più vicino alla nostra torre. Perché, se, noi, se tu blocchi i minion più vicino alla nostra torre, dai per scontato che sei vicino a casa. Quindi, appena ti, ti, ti viene il cacazzo, ti giri e sei sotto la tua torre. Ora, per fare questo, dopo c'è un'altra slide che eh, vi aiuterà a spiegarvelo meglio. Vediamo quali sono proprio prima i vantaggi dell'uno e gli svantaggi dell'altro. Allora, i vantaggi è che se tu riesci a frizzare bene la wave, ti trovi in una situazione dove sei inattaccabile, incancabile. Offri dei gank, perché se tu frizzi la lane vicino alla tua torre, a ricordi logica che succede, che i tuoi avversari se vogliono prendere soldi e esperienza devono avanzare, quindi devono stare in un punto un po' più, diciamo, oltre, un po' diciamo in una situazione non molto safe, ed è facilmente arginabile, cioè un jungle facilmente ganka in una situazione tale, perché ci va alle spalle, li attacca, li prende easy peasy. Se frizi e sei in una lane forte, di sei 2 contro 2 tipo in botte e hai una botte vincendo anche se sei top, tu puoi evitare che la persona ex, prenda XP o prenda Gold. Questo lo rivendiamo forse con un disegnino se ci riesco più avanti. Perché? Perché se tu ti frapponi tra i minion che la persona deve andare a raccogliere, no? E ti metti in mezzo, lui per andare a raccogliere deve passare davanti a te e tu lo prendi a pizze. Ricordiamo che se prendi a pizze lui, i suoi minions si girano verso di te, quindi devi essere forte, devi avere un campione che sai che all'inizio ha, ha le capacità per poterlo fare. Bene, il freeze è un'ottima arma per punire, questo è un errore che fate al basso elo, i recall dei nemici, ok? Lui fa, il vostro nemico fa un recall di merda, voi gli frizzate la lane, e lui mentre è in base sta perdendo soldi, così, gli state rubando, perché la lane è frizzata, pusha per voi, e uccide minion che lui non prenderà mai perché è in base. Gli svantaggi quali sono? Non hai priorità. Ciò vuol dire che i tuoi il tuo avversario è libero di andarsene dalla lane. Ok? Se ne va al drago, se ne va a mid, se ne va in giungla, non lo puoi seguire, non lo puoi controllare. Questo è uno svantaggio. Non hai un follow up. Quindi se tu sei concentrato a tenere ferma la wave, non puoi seguire l'avversario. Questo è lo svantaggio del freezing. Sei vincolato lì, perché se te ne vai, il freeze si rompe subito e i minion li perdi perché ti vanno sotto dentro la torre se frizzi non prendi né torri né placche ah, ovvio, penso sia scontato e un'altra cosa è che se frizzi e se lo fai anche male e fai qualche errore rischi il dive perché sei comunque in prossimità della tua torre e stai tenendo una wave nemica più forte della tua più o meno quindi se, se quella wave avanza e ti arriva sotto la torre tu sei in una situazione tale dove possibilmente hanno pianificato un dive questo è l'esempio che vi dicevo io. Qua abbiamo una serie di... questa è la fase iniziale, no? la fase centrale dove le due wave si incontrano, al centro, perfettamente. Per poter spostare il freezer, no? o qui, o qui, o qui, il trucco è semplice. ok? Bisogna aggiungere, quindi lasciare in vita, uno, due o tre caster, che sono il DPS, perché voi su cosa dovete ragionare? Se noi abbiamo le wave al centro vuol dire che la mia wave e la wave avversaria arrivano qui simultaneamente. Ma se voi fermate la wave qua, no? Chi arriva per primo? La nostra. Quindi i rinforzi nostri arrivano prima di quelli avversari. Quindi, arrivando prima i nostri, apportano già un DPS maggiore rispetto ai minimi che sono lì. E a quelli che arrivano. Quindi. Per riuscire a bilanciare questo danno a favore della nostra wave, noi lasciamo in questa parte viola due caster vivi, così che già la wave avversaria arriva che ha più danno rispetto al nostro. Questo dovete farlo più nel pratico e che viene, diciamo, mh, più facile da comprendere. Ed è fondamentale, ragazzi: frizzare è fondamentale. Il giocare di wave è un gioco di pazienza, non è una cosa che ottenete. Risultati nel senso kill, soldi nell'immediato: il vantaggio lo vedete in modo esponenziale, in modo graduale, piano a piano. Ecco perché molti non lo usano, molti arrivano, fanno la kill e pushano a caso se ne vanno in base e fanno sembra la solita cosa. Quello non è giocare a LoL di strategia, vuole giocare un po' alla cazzo. Scusate, quindi come si congela? Lascia, lo lasci pushare, aggiusti la wave. Perché possibilmente la sua che sta arrivando è più grossa. Quindi tu ti fai il conto, devi bilanciare la tua con la sua. Tu devi fare in modo che 6 minion di là, 6 minion tuoi, e due, due casse e due essere in più. Due, tre, a seconda di dove la vuoi bloccare. Per fare ciò, alle volte bisogna Tankarli I minion avversari. È utile. Perché li tanki? Perché prendi del tempo in modo che la tua wave arrivi. Però fate attenzione a fare queste cose perché tancare i minion, come vi ho detto all'inizio, prendete un sacco di danni e non è detto che il champions avversario stia lì a guardarvi. Ok, se viene mentre voi state prendendo danni in faccia e ve ne da altri, ci morite là. Quindi state attenti: voi dovete assottigliare la wave per poterla frizzare perché se è troppo grossa, anche la wave successiva che arriva a vostra morirà. Quindi dovete ridurla. Però fatelo con attenzione. Quanto detto. Con il Freeze va bene per la top e per la botte perché sono lane lunghe. La mid è una lane invece molto corta quindi, fondamentalmente, il Freeze non è una cosa semplice da attuare perché la lane è corta, gli spazi sono molto piccoli, cioè, appena fuori di poco, sei il range di torre. E cosa vuol dire essere il range di torre? Vuol dire che tu hai un, un DPS superiore a prescindere, anche se hai un hai DPS superiore, il creatore fa un botto di danni. Tu devi tenere i minion sempre al di fuori del raggio della torre, se vuoi frizzare. Non devono entrare nel raggio della torre. Perché se è come se hai un super DPS che distrugge ogni cosa. Quindi, nella mid non è semplice, ma è fattibile. E si fa. Quando si fa: si fa in poche circostanze. Perché in poche circostanze? Perché tipicamente in mid tu hai dei maghi, hai degli assassini. Quindi se. Ti esponi un po' a fare far, tancare i Minion, rischi di schiattare là. Ma non solo, frizzare mid è un po' certi versi, la maggior parte delle volte è una stupidaggine, perché i campioni mid hanno capacità di pulizia molto rapida, quindi tu ti fai il culo per frizzarlo, ma poi quel frizzo te lo rompono in niente. Però non sto dicendo che non si fa, è una strategia che si può attuare e che alle volte, secondo i matchup, si applica. Quando congelare e frizzare la lane? Questo è interessante, io se si vede. Sì, guarda, lo vediamo. Allora, se sei costantemente gankato dal jungler avversario, o noti che la botte dell'avversaria cioè è premedio col jungler, allora tu, siccome vuoi farmare in tranquillità e sereno, in modo proprio tranquillo, aspettare di scalare, frizzi sotto la tua torre. Così, sei sotto la torre, non puoi essere gankato e via. Se sei indietro, quindi sei morto un paio di volte, frizzare è una cosa che aiuta, soprattutto se ti hanno distrutto la prima torre. Ci siamo? Ragionate, se vi distruggono la prima torre e siete indietro, non siate frettolosi. Fermatevi un attimo nella vostra botline. Perché? Ma io ce l'ho, forse ce l'ho, sapete? L'ho messo. Sì, qua. No, è tagliato. Mannaggia, vabbè, lo faccio qua. Allora, ipotizziamo voi siete siete indietro, siete morti un paio di volte, questa torre ve l'hanno distrutta e siete qua. Ok? Se voi frizzate la wave qui, ok? Senza pusharla a caso perché non ha senso, perché siete indietro, voi dovete recuperare. Voi state zonando la principale fonte di gold dell'avversario, perché voi la state bloccando qui, quella wave non si muove, voi state safe e recuperate piano piano. Se il toplane avversario o la bot viene qua, no? Si sta esponendo molto ai gank del jungler. È molto avanti, è molto in pericolo. Diciamo. È vero anche che, se, proprio, siete qui safe a recuperare i gold che avete perso e l'esperienza, lui è libero di andare a fare quello che cazzo vuole dove vuole. Questo è il contro del freezing. Okay? Infatti, qui a rigor di logica, il team prende un attimo di tempo. Cioè, deve essere consapevole del fatto che, dato che tu sei out of the game, cioè non sei in partita al momento, deve giocare 4 contro 5. Quindi deve fare attenzione a una persona in più. Ma se voi riuscite a stallare un po' la partita qui, recuperate. Perché lui perderà solo e solamente soldi fin quando è in giro per la mappa. Soprattutto se non fa kill. La stessa cosa la potete fare bot. Attenzione! Che questa strategia si può fare anche al contrario. Capita che pro player lasciano distruggere la propria torre. Delle persone che la vogliono prendere nell'immediato. Per stallargli il farm. Che Possibilmente loro sono molto più forti della botlane avversaria. Quindi stanno lì, farmano e gli negano per sempre l'exp. In quella lane, deve venire con qualcun altro. Col jungler, no, sono andato troppo avanti. Certo sono andato là sotto a prendere la cosa lì, però non è arrivato qua. Benissimo, queste immagini vi sto facendo vedere. La lane top, qua è frizzata. È ecco, che non posso usare così, qui è frizzata. Lui avanti perché deve andare a farmarli questi min che sono i suoi soldini. Viene gankato dal jungler, visto? Ora, qua date per scontato perché il jungler dite, eh, Deve saperle queste cose, deve vederle la mappa, deve vedere la lane dove è posizionata per poter fare questo gank. Non è che vi basta vedere in mappa, oh il tizio è qui. No, voi dovete prevederlo che andrà lì. È, lì che, è così che gioca il jungler. Cioè, tu non devi andare lì solo perché lo sta vedendo in quel momento. Tu devi prevedere che quella wave sta pushando. Quindi devi settare il tuo farm per essere già lì in quel momento. Così, in esatto momento. E prendi la kill Pro Player. Zone. Via! Errore, comunque gravissimo questo qua, nel senso. Punibile. Allora, congelare l'abbiamo fatto. Andiamo nella prossima meccanica che è abbastanza semplice. Che è quella di push. Ok? Il push si suddivide sostanzialmente in due tipologie. Abbiamo quello veloce, rapido, e quello lento. Sono... Qua ho messo quello veloce è anche chiamato oramai show perché ci sono anche di... di due tipologie di push veloce. Però l'altro è una, secondo me, una stronzata. Quindi noi ci limitiamo al... allo show, ovvero in cosa consiste? E quali sono i vantaggi dell'uno e dell'altro? Allora, quello veloce è sostanzialmente pulire nel modo più velocemente possibile la lane che arriva. Letteralmente lo possono fare solo campioni che hanno skill ad aria Tipo, non so, Viktor, Malzahar, questi così, così Dovrei aver messo pure un video Che puliscono subito la wave E lasciano avanzare la propria senza ostacoli Che vantaggi hai? Il vantaggio è che se fai una cosa di queste Tu guadagni del tempo Dove puoi muoverti Andare a guardare Andare a prendere informazioni Andare a gankare col jungler Andare a prendere uno scuttle E quant'altro Oppure puoi rimanere nella lane Fare questa cosa qua è utile quando quando contro hai tipo, che ne so, mid, un fizz o campioni che non sono bravi a lastittare sotto torre perché hanno po poco AD, quindi non fanno molto danno. Allora tu rimani lì sotto la torre l'oro senza prenderti l'acqua della torre e gli neghi i CS poccandoli, tirandogli skill, li fai, sbagli fai sbagliare. Infatti, negare i CS, abusare sotto la torre. Un altro vantaggio dello show è prendere le placche perché la pushi velocemente. I due minion arrivano tendenzialmente quasi a full vita e tu vai ad attaccare la torre e piano piano ti prendi le placche. A ricordi logico che lo svantaggio qual è? Che sei pushato, sei sotto la torre prendendo e sei vulnerabile ai gank. Quindi non è una cosa che si adotta sempre. E consumi soprattutto tante risorse perché, perché per poter pushare velocemente la wave devi usare abilità, devi usare skill, devi usare tutta una serie di altre risorse che a lungo termine finiscono. Quindi sono, è un vantaggio che... Funzioni in irri. Io sto pensando alla mid, eh? quindi funziona in certe circostanze. Ma non è una cosa che puoi abusare. che okay? non è pushare e showare Non è una cosa che fai sempre. Ogni lane che arriva la pulisci così. No, la fai per esempio la prima wave, perché? Cosa importante che non vi ho spiegato, ma che riprendo dopo. sì, la prendo dopo. Passiamo al prossimo. Passiamo al push lento. Ma se vado qua, che c'è? Sì, va bene. Bloccato. Allora, il push lento qual è? Push lento in cosa consiste? Lo slow push vuol dire creare una wave grossa, bella, enorme quindi la crei piano piano, fai che si accumula e la fai andare proprio, la fai schiantare. L'obiettivo è mandarla da qualche parte. Allora fare una wave grossa ha il vantaggio che sei protetto dagli engage perché sembra, come ho detto all'inizio, i minion fanno un sacco di danno, ma se tu ne hai tanti Ok? E due persone. Anche se il jungler ti ganga, se giochi bene, a quel jungler o a quel top laner che sia, gli arriva un botto di danno in, nelle fasi iniziali. Ora ho messo un punto interrogativo: perché, ovviamente, in determinate circostanze, anche se tu hai una wave enorme, ok, non è che vinci il 2v1, puoi anche morirci malamente. Quindi. Hai i suoi pro e i suoi contro, ma bisogna saperlo sfruttare come cosa. Però tendenzialmente sei protetto dagli engage, perché hai una wave enorme. Nella fase iniziale, tipo a livello 1 al 5, la maggior parte dei 2v1 li vinci, salvo che la tua wave non è già schiantata sotto la torre. Se la tua wave è enorme è già arrivata sotto la torre avversaria, tu sei in pericolo. Le wave grosse ti permettono di prendere velocemente le placche e le torri. Cioè se tu fai in modo di accumulare una wave grossa, quando arriva alla torre la demolisce, se qualcuno non la pulisce. Con le, lo slow push tu, la strategia è quella di settare anche i dive. Quindi tu crei una, una wave che parte dalla tua torre, cresce, chiami il jungle, perché il jungle l'ha visto, lui oramai dopo questa lezione sa come funzionano le wave, e dice, mia, là c'è uno slow push, aspetta, ci sono due carretti praticamente, vado lì, cosa impossibile, inire, vabbè, vado là, mi metto dietro, nella parte avversaria, aspetta che arriva la wave enorme, e dai, la malamente la botta. Dopo li riprendiamo, fare uno slow push ti aiuta per rommare, lasciare la lane per prendere gli obiettivi e per fare i recall. Perché? Perché creare una grande wave, che vuol dire? Vuol dire che serve tempo per pulirla, ok? Per pulire quella wave, non è che arrivi in pan e sei anivia, che butti la R è pulita, ha ucciso tutti. No, richiede tempo. Cioè vuol dire che tu hai tempo di andartene, scendere, fare, dire. Ritornartene in base tra i momenti perfetti. Il recall è questo perché tu non perdi risorse. Perché se la tua wave si schianta nella torre, ok. Non perdi minion, al massimo ne prendi uno o due perché rimbalza. Questa cosa ora ve la riprendo. Del rimbalzo. Lo svantaggio, lo svantaggio di uno slow push è che è lento perché devi avere un attimo di pazienza, devi crearlo, devi aspettare le wave che arrivano. È prevedibile dai jungler, da chiunque, perché lo vedi che si sta formando una cosa enorme e poi sono tutti gli giotti, dicono, mia, bello, lì, tutti insieme, i minion, aspetta, arrivo, gli tiro una, l'ultimate di Ziggs, gli tiro qualcosa d'aria e me li prendo tutti. E vedi tutti i gold fanno... stupendo. Quando lo svantaggio di una wave grossa è la stit. Perché? Perché? Quando hai tanti caster alleati, non è facile la perché i minion e gli avversari scompaiono. Ci cioè, arrivano tanti di quei danni che non arrivi a la stittarlo il tuo attacco possibilmente non arriva in tempo. Sei Agrigento no di Siracusa. Andiamo a vedere quello che è, è eh, show. A parte il video che io spero ovviamente che si veda. Quando bisogna fare lo show delle lane, Ora ho portato due esempi qua, vedete Victor, che cosa fa se riparte anche Malzar, che fanno? Puliscono velocemente la lane. Malzar in questo caso perché perché molto probabilmente il suo mid laner se n'è andato a rommare, tipo sarà un assassino è andato a gankare bot o top. Cosa fai? Quando il tuo laner se n'è andato a fare altro, fagli perdere la wave. Quindi tu pulisci velocemente, fai schiantare la sua wave, così lui perde soldi e ti prendi le, le placche. Perché non va riparte? Che palle, PowerPoint è proprio brutto. Ah, è Quindi. Il nostro laime sta rommando oppure il nostro saperno ha usato il TP, noi facciamogli perdere più risorse possibili. Quindi facendogli schiantare la nostra, la su, la nostra wave contro la sua torre. Un altro modo, un'altra circostanza è quando dobbiamo prendere vision o no? quando dobbiamo andare a fare degli obiettivi. Ok? Pusci la wave velocemente, prendi le tue risorse velocemente. e Poi vai a, al drago, vai all'herald, vai a mettere le ward. Perché? Perché così eviti di perdere minion, eviti di perdere esperienza. Quando non hai. più più ragione di stare in lane. Questo è importante, soprattutto se il tuo team, sta, tu sei top, sei top, il tuo team sta facendo un drago tranquillamente. Tu ti devi fare la domanda, scusa, ma se loro si stanno facendo il drago bot tranquillamente, il jungler avversario dov'è? Top, sarà top. Quindi, perché prenderti dei rischi? Se lui non può giocare bot, top che fai? Pulisci la wave e te ne vai. Dice, beh, io la pulisco me ne vado in base, non devo fare nulla. Andiamo avanti. Quando vogliamo invece uno slow push, ciao fai coaching privati, Lulu Rossi, e al momento mi sono fermato perché non ho tempo, infatti io sto portando avanti questa iniziativa, però se vieni su Discord io, se hai qualche dubbio, qualche cosa, ben volentieri... Ti vengo incontro e ti aiuto Però col lavoro non sto avendo molto tempo Per stare dietro ai coach privati Mi dispiace, Forse più avanti se la situazione ricambia se Mi pagano ancora Ancora molto 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 di più Mi servirebbe tipo una pentakill Nella vita reale Allora quindi quando vogliamo Un, un, un push lento Allora Il push lento come vi ho detto prima Lo vogliamo preparare per esempio per un dive Vedete qua c'è il jungler Qua non ci vedo chi è il top, no, è il mid. Qua c'è il mid e noi abbiamo creato una wave. Che è tendenzialmente la cosa più importante quando fai in dive è innanzitutto il cannone. Che non so se ha poca vita. Però il cannone ci deve essere a prescindere. Poi se c'è un'altra wave in più è perfetta. Perché è importante creare una grossa wave? Scontato se tu li uccidi, loro, oltre a perdere, cioè a morire. Perché sono. Sono morti. Perdono questa esperienza, Questi gol. Le placche delle torri, quindi loro fondamentalmente hanno perso tanta roba. Quindi, se tu crei una grossa wave enorme, non solo quella wave ti aiuta là sotto, perché se loro ti attaccano o lo si girano verso i campioni, ma se loro ci muoiono, perdono un sacco di risorse. Ed il tuo obiettivo principale è quello: fagli perdere minion a tutti, è esperienza e soldi. Questo è il tuo focus in questa lezione. Nel momento in cui tu riesci a massimizzare queste risorse anche senza prendere kill stompi chiunque. Quindi, creare grosse wave, a che pro? Per rommare e aiutare le altre, altre corsie. Perché? Perché ne crea una wave grossa, richiede tempo per essere pulita, quindi quella persona deve stare lì a pulire la wave e non può seguirti. Progettare dive, ovvero questa cosa qua. Crea una wave, si tanca la torre, perché si concentra sui mini, voi li stuprate. Per recollare, perché voi create una wave 8, la mandate lì, vi siete prese tutte le risorse, recollate e tornate. Perché quando voi schiantate una wave, Questa è una cosa fondamentale, quando voi schiantate una wave e vi dovete assicurare che quella wave arriva alla torre avversaria, potete recollare. Perché? Perché se i minion si stanno concentrando sulla torre, ad attaccare la torre, quando arriva la wave avversaria, la wave avversaria attacca i minion. Ma i minion non attaccano la wave, attaccano la torre. Quindi, cosa succede? Succede il, quello che si chiama il rimbalzo: un fenomeno semplice. Si viene a creare una grossa wave avversaria. Che paradossalmente da lì si, si crea uno slow push proprio base che avanzerà verso di voi. Se voi recollate e ritornate in lane, vi ritroverete una grossa wave che viene verso di voi e non avete perso nulla. Viceversa, se voi siete stupidi o so, gli avversari sono stupidi e recollate senza far showare si dice, senza far schiantare la, la lane, arriva il tizio di turno, il support, che è bella frizza. E voi perdete ogni cosa. La blocca lì in un punto ben preciso, la pulisce un attimo, la sfoltisce, la tiene ferma là e vi fa perdere milioni Mentre voi ancora siete in base, state comprando e state ritornando. Quindi, cosa fondamentale, prima di recollare, assicuratevi che o la web è perfettamente al centro e che anche l'avversario si è andato a fanculo o è morto, o si sia schiantata. Fondamentale. Showate la lane e ve ne andate, la schiantate e ve ne andate. Ok? Ovviamente non è una cosa che dovete fare sempre al 100%, eh? attenzione, perché ribadisco, i jungler queste cose le leggono. Ci siamo? Quindi, se vedete una situazione tale, jungler, se sapete che quella lane deve essere schiantata, perché è una cosa che va fatta, Possibilmente il jungler si fa trovare lì, tu vai lì, avanzi perché devi fare pressure, devi far avanzare la tua lane e poi il jungler avversario ti stupra. Quindi anche queste cose le riprendiamo. Però, vedete che da, da A a B vi arriva una risposta, un gioco: cioè, fondamentalmente è fondamentalmente fatto di nozioni inizialmente basilari, bisogna solo leggerle e impararle. Poi, una volta che hai capito come funzionano, devi solo leggere l'avversario quando sta facendo A o Quando sta facendo B, poi sono sempre le stesse. Anche i pro player fanno azioni che sono prestabilite. Sono uguali a tutti glielo. Sempre quella è la meccanica. Uh, allora, le grosse wave si creano per fare gli obiettivi. Ovviamente, perché? Perché att attirare attenzione ai macro gaming vanno a braccetto. Perché se tu crei una grossa wave top, no? Qualcuno dovrà andarsela a prendere questa wave. Se qualcuno la ignora, quella wave diventa ancora più grossa, arriva alla tua torre, te la distrugge, arriva all'alta torre e te la smezza. Ok? Nel mentre tu hai perso soldi. Io possibilmente perché? N nessuno ci è andato a pulirla perché, oh cavolo, stanno facendo il drago. Dobbiamo andare tutti al drago, figo. Mentre il team avversario è al drago, il tuo team, siete tutti al drago e vi guardate, stando fermi, perché voi non dovete fare nulla, la vostra wave gli buca la base. Fine. E così vincete. Non dovete manco fare il fight. loro sono stati scemi da non settare le wave e i vostri minion vincono soli. Semplice. Poi vabbè, basso Bassuelo la gente è frettolosa, quindi vede una persona e si butta, però queste sono altre cose. Come creare uno slow push, semplice. Una volta che avete capito chi è il tank, chi è il DPS, come la creiamo? Se tu crei, se tu togli il DPS alla wave avversaria, rimangono tre tank. Lì, che non fanno nulla se non perdere tempo. Quindi, come creiamo un grosso slow push? Una grossa wave che devasta ogni cosa? Soprattutto in prossimità di un baron, di un elder che sta spawnando. Tu prendi una wave, gli togli tre caster e rimangono solo tre tank. Cosa succede? Quei tre tank avversari daranno, prenderanno tempo, fu fungono da resistenza. Ok? Da resistenza Come te lo spiego Arriva la nostra wave Incontra i cannoni E si blocca Perché deve uccidere i 3 mili O il cannone No il cannone toglietelo Perché fa troppi danni Lasciate solo 3 mili Rimane lì fermo E il tempo che perde a uccidere questi 3 mili Nel mente sopraggiungono i rinforzi Quindi questa wave si ingrossa Questa cosa è importante Perché è importante? Perché sul LOL È meglio giocare in gruppo Le risorse le vedi quando siete in gruppo Non da soli Stessa cosa vale per le wave: se tu fai arrivare la wave sola, si sfracella subito. Ma se la fai arrivare in gruppo, il DPS che fanno i caster con uno o due tanche in più è molto, molto più elevato rispetto a una wave sola. E lo slow push lo crei così: lasci delle resistenze che non fanno danno, perché tu lasci 3 lì, che sono lì, va, fanno le carezze e poi muoiono. Quindi la tua wave non te la danneggiano, però la rallentano. Quindi lui si, si, si ingrandisce. Le uve si impilano, si dice così, si incominciano a impilare e si crea una cosa enorme che costringerà qualcuno nel team avversario a doverla andare a farmare, a bloccare. Questa è un'ottima strategia, perché? Perché se tu sai che qualcuno deve andare lì, tu puoi sfruttarlo per fare un 5 contro 4. Sbam! Tu sai che qualcuno dovrà bloccarlo, te ne vai, che ne so, botto al drago, una cosa così. Ora, lo slow push è una cosa che tendenzialmente... Perché ce ne sono di due tipi, eh, ok? C'è quello in early game, slow push, e quello in late game. Quello in early game, mi prude il naso, si realizza in modo easy, con il rimbalzo, che okay? è la cosa che vi ho spiegato prima. Il rimbalzo si origina in modo proprio standard, da solo, non dovete fare nulla. Arriva la wave nemica, si schianta contro la vostra, la vostra torre, voi dovete solo la stittare, e si incomincerà a ingrossare la vostra wave. Ok, questo è il, lo slow push passivo, cioè proprio... Normale, non è grosso come quello, questo progettato così, che parte tipo non so, della tier 1. Poi c'è questo qua appunto, dove elimini i 3 melee e eh, i 3 caster, che è quello per il late game, che è quello che serve per resettare gli obiettivi grossi, proprio creare un, una grossa voglia perché il late game andando avanti i minion diventano più forti, fanno più danno, non hanno più HP. Quindi arrivano che ti triturano uno o due torri insieme e l'inibitor, se non li fermi. Si chiamano infatti Winion per questo motivo. E così crei lo Slow Push. Spero sia chiaro. Comunque, poi, questi argomenti riprendeteli. Ma soprattutto, una cosa importante: che dovete fare. Andate nel tool con un vostro amico in Vi fate 10 minuti, 20 minuti di schermaglia. Vi mettete lì senza toccarvi. La stittate e vedete come gestire la wave. Bene. Un'altra, un, ah, minchia, questa vabbè volevo eliminare, ma poi l'ho lasciata. L'altra tipologia di meccanica, sempre ideata dai pro player, è questa: proxare. Allora, il proxing è un'altra strategia. Ricordatevi che tutte queste tipi di meccaniche sono state ideate da giocatori come voi, ve l'ho già detto. La stessa cosa, è questa io ve l'accenno, ma non entro nel dettaglio perché comunque è complicata e ha pochi vantaggi. Si ritrova in poche circostanze. Proxare che cosa vuol dire? Vuol dire. Eh, prendiamo questo. Vuol dire andare oltre la, la, la torre avversaria, cioè la torre c'è, ma tu vai oltre, cioè oltre nel senso non è che ci passi in mezzo e ti prendi tutti i colpi della torre in faccia. L'argini, la ok? L'argini la e ti vai a prendere i minion che arrivano, vai lì e li farmi e continui andando avanti, cioè non li fai arrivare nella lane. Ora il vantaggio di questa strategia. Ve lo lascio a voi, provatela. Vedete, se riuscite a capire che cosa vuol dire, cioè l'utilità che porta, e soprattutto con quali campioni? Tendenzialmente, il campione che proprio è icona di questa strategia è Singed. Bene, andiamo verso la fine. Uh, gestione delle wave: l'abbiamo fatta. Abbiamo parlato di quelle che sono le varie tipologie, il freezing, lo slow push, eh, lo shove e poi, vabbè, il proxing Ma è una stronzata. Nel senso, è difficilissimo da fare. E non si fa più. Non è vero, eh, strategie correlate. Ora andiamo a approfondire quali sono tutte le varie strategie, tutte è un parolone, però una serie di strategie che sono correlate a alla gestione della wave. Vado a cappella su questo, metto un paio di esempi così. E... Ah, mi sono lasciato un appunto. <ride> mm. Eh, sarà che qua ragazzi è una certa... Ah, mi ero rotto il cazzo di fare slide e mi sono lasciato un appunto per parlare, ci sta. Ci sta. Ah, campassi solo di giochi e altro. Allora, quindi, parliamo di quelle che sono le strategie correlate. Allora, vi, abbiamo, vi ho detto, vi ho, diciamo, almeno spero fatto capire che le wave sono la cosa fondamentale. Voi fondamentalmente giocando di mappa potete fare di tutto. Ora, la cosa principale, le wave. Oltre a darvi i soldi e esperienza, sono delle ward ambulanti. Ok? Sono delle figure che camminano e vi danno vision. Ora, se nessuno ci va, ok? Loro arrivano alla torre, ma se arrivano fino a qui, si vede, a un certo punto, cioè percorrendo tutto l'area, qualcuno ci deve andare. Nel momento in cui qualcuno ci va, lo spottate. Quindi, le vostre ward che camminano vi danno informazioni. Quindi, pushare le wave. È un'ottima strategia, soprattutto in late game, per ottenere vision. Ok? Ma in che senso? Ora, se voi nella mappa avete 5 SS, non vedete nessuno, non avete piazzato ancora World, Aspettate, pushate le wave, aspettate che avanzano. Dal momento che qualcuno va a pulirle, voi siete un attimo un po' più sicuri nell'andare a prendere vision. Questo per dirvi di non fare cercare la giungla senza vision a caso. Aspettate un attimo, con calma, fate una cosa. Con un senso logico. Vedete i minion anche come per l'appunto ward che cammino. Anche perché se voi sapete che sono soldi, qualcuno andrà lì. Nel momento in cui ci va, tu sai dov'è. Il punto era questo. Il jungler mi spesso mi ruba la wave. Perché? Eh, questa domanda me l'avevo fatta l'altra volta. Allora, perché, ragazzi, è semplice. Eh, non tutti i campioni sono hanno capacità di wave clear veloci, ok? E io vi ho spiegato che se voi volete recollare, no? velocemente e volete evitare che vi frizzino la lane, che perdete soldi, perdete gold, quella lane va pulita, avversario, va pulita il più velocemente possibile. Ora, cosa succede? Il jungler, come vi ho detto prima, è fondamentale che guardi e che conosca queste meccaniche, perché quando ganka e prende una kill, il jungler non se ne deve andare a cazzo, e se ne va così, ok? In quelle circostanze il jungler insieme al laner deve scegliere. Due cose. Uno, aiuta il laner a pulire la wave. Perché? Semplice, l'ho spiegato poco fa. Tu la pulisci subito, con l'aiuto del tuo jungle, la tua si sciova, va diretto la, verso la torre e rimbalza. Ciò vuol dire che tu recolli, arrivi in line e ti arriva bella la tua wave, è bella grossa, la frizi sotto la tua torre. Sei contenta. Due. Il jungler non te la pusha, perché tu glielo dici, perché tu dici, ma io non ho soldi, che cazzo vado in base, sono full vita ho tutto, frizziamola, dici, non me la toccare, la pulisci, la... cazzo non so, come si dice, a me nel termine, comunque, la, la sottigli e la frizi in lane. La maggior parte delle volte, tendenzialmente, quando prendi una kill sugli avversari, che la prendi tu, la prende il jungler, la si pulisce la lane e te ne vai te vai in base e ritorni con un vantaggio. Quindi non rosicate se vi prende il jungler il farmer, che poi fondamentalmente è esperienza che condividete. La cosa importante è che l'avversario sia morto e lui perda esperienza. Se questa cosa è avvenuta, allora dategli anche il farmer al jungler, sti cazzi. Se lui arriva, vi sta rubando l'ex e l'avversario è ancora vivo, sta trollando. Potete, potete non fare nulla perché non serve fare niente. E... Altra cosa che deve fare il jungler... È che se tu vedi che il tuo. Che se so. Um, non lo so. La tua soraka top è in difficoltà perché gli hanno frizzato la lane. Non può andare a farmare perché se, av se avanza la gank, no? O muore uno v 1 Tu, jungler, che vedi questa cosa, che fai? Farmi FK in giungla? No. Vai, la aiuti a rompere il freeze, Anche se gli rubi il farm. Così che la sua wave può rimbalzare e lei può rifarmare. Ok, questo è importante. Ecco perché dico dovete conoscere come funzionano le wave. Non può rimanere a non fare nulla perché lo solo lei rimane lì ferma a dire che faccio o vado e muoio e poi il jungle mi farma che sto intando, o qualcuno mi viene a aiutare. Ci siamo? Il recall, il recollo ve l'ho spiegato già prima, deve schiantarsi contro la torre, okay? oppure deve essere frizzato al centro. Non lasciate, non fatevi frizzare le lane e recollate perché siete fa cappati. Se, se l'avversario vi frizza la lane e voi recollate... Non avete capito un cazzo perché state perdendo esperienza e soldi. Arrivate lane e avete perso tutto. Gli obiettivi e le wave sono correlati. Ci siamo se, come vi ho detto prima, e questo è prendendo un ripasso: se le wave sono la vostra principale fonte di denaro, è vero che gli obiettivi sono importanti. Ma voi dovete fare in modo di settarle queste wave. Ok, non dico tutte e tre le lane. Ma una, sbarra due, fate in modo che se voi volete farvi il baron, la botte sia pushata Faccia qualcosa. Okay? Così che voi prendate risorse passivamente da un'altra parte e gli avversari le perdono. Okay? questo è un modo di giocare di macro: cioè far perdere le risorse agli avversari senza che voi facciate qualcosa di attivo. Anche perché prendere iniziative sull'OL attive. Sempre non è corretto. Perché più azioni e decisioni prendi, più probabilità hai che quell'azione che, che prendi sia una stronzata e ti rovina tutta la partita, quindi, meno ne fai, più poche azioni prendi, ma sicure. Meglio è. Il vantaggio di gestire le wave è graduale, ci siamo, non è una cosa che vedete, pam, a impatto, è graduale, voi una certa, frizzando le lane, gestendole bene, vedete che siete un livello sopra, poi due livelli, poi tre livelli sopra il tizio, già due livelli, tre, lo stuprate, anche se avete gli stessi oggetti, lo stuprate perché ogni livello che voi fate sono delle statistiche in più, è come se voi vi state comprando degli oggetti che non vedete, perché fate un livello, quindi si aggiunge D, Armor, HP... Vi siete comprati integralmente degli oggetti che lui non ha, senza contare che ogni livello che fate è un'abilità in più, cioè un'abilità, una skill in più che vi aumenta il danno su quell'abilità, risorse risorsa in più. Quindi, non è una cosa che voi vedete nell'immediato, ma è una cosa che vi permette di vincere. Quindi, dovete essere pazienti ed è fondamentale. Ah, questa è ottima domanda. Questa ve la lascio qui, Gostato. Ve mm, la lascio qui, vi chiedo, ma voi sapete. Siete mai chiesti il perché bot si gioca in due? E c'è un support e una d-carry non c'è un solo laner? Bello, ve lo lascio così. Vediamo se poi un giorno sappiate rispondere. Datemi la risposta su Discord. Se più o meno avete capito come si fanno le domande e come si ragiona, penso che possiate arrivare a questa risposta. Detto ciò... Ah, detto ciò abbiamo finito. Con questo ultima, penultima, slide, sì, penultima slide vorrei che voi facciate un, uh, un bellissimo augurio al mio amatissimo Steve, amatissimo, questo ragazzo che ha ittato il master recentemente, io ho oppor ritengo opportuno che bisogna festeggiare questo traguardo che ora è merda, è tardissimo ragazzi. E se È un main di carry un ragazzo simpaticissimo di 17 anni, che lo saluto, spero che no si stia allenando stasera, quindi non c'è. Eh, se volete vedere il suo PGG cercate questo tizio Black Frenesy. Perché? Perché lui ha un nome di merda che non si può digitare. È un main handy carry, possibilmente vedendo qualche sua partita, Cosa ne imparate? E è questo. Abbiamo finito. Quindi ci vediamo ragazzi su Discord se avete domande, se avete non so, se avete cose. E nulla. E questo è quanto? Perché gli addgari hanno bisogno della badante? <ride> no. no, 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 no. Principalmente il meta: no. È come il ragionamento che ti ho detto qua. qua. Il concetto di early, mid, late game: si è, si è creato solo perché le wave spawnano così. 20 minuti, 20 minuti in su, 35. La stessa cosa per la bot. C'è un motivo preciso perché c'è un support bot. Eh, cioè, un motivo che è anche è banale Però, cioè detto ciò, detto ciò Ah, io volevo farvi vedere un video Del freezing, mi chiamo Perché sono così testa persa Ma ve lo faccio vedere ora, ma non penso sia utile Era su Youtube Vediamo In teoria facendo tipo così Così, c'era un video carino eh? No, queste sono cose mie Tipo qui Qua, poi così Poi questo L'ho messo per 2, sì. Questo più o meno è il concetto che c'è di freezing, di, di freeze che si deve fare. Come avevo detto, l'importante è quando arrivate qui voi lasciate due tre caster in più. Rispetto alla wave. Quindi avete 6. Dov'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ci siamo. E lui all'infinito, finché non viene rotta, rimane là. Cosa vuol dire? No, che cazzo che cazzo? Cosa vuol dire che tu sei qui, sei tranquillo, stai farmando, stai scalando, nessuno ti rompe le palle, non ti possono gankare, salvo che non vogliono dai parti, Fine. Questo è il concetto di, di, di Freezing. ok? Che si può fare anche nelle lane più avanzate. eh? Ce n'era anche un altro video, però oh, non no io del caldo. E niente. Ragazzi, buonasera a tutti. Eh, alla prossima, al prossimo mercoledì o a domenica, che c'è il mio altro collega super simpa Let's go.